Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video vi farò vedere uno spacchettamento e vi farò vedere cosa mi ha inviato Pornopretty. Per chi non lo sapesse, Pornopretty si occupa di accessori per le unghie, come decorazioni, per abbellire le unghie, di smalti semipermanenti, e potete trovarlo su eBay, su Amazon e su AliExpress. C'è anche un sito, però non ho ben capito se si può acquistare o no, però potete trovare i loro negozi su questi siti e-commerce. Non vi spaventate appunto per via di questa cosa, perché Pornopretty tratta di accessori molto validi e anche i semipermanenti sono davvero molto validi. Magari se volete, diciamo, spendere poco, vi consiglio di vedere questo loro negozio appunto su eBay, su Amazon e su AliExpress. Io nello specifico ho fatto l'acquisto su Amazon. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. L'ho preso stamattina il pacco perché l'ho ritirato alla posta. Mi trovo comoda così, sto bene così. E adesso vi faccio vedere. Niente, apriamo l'insieme. Sto in ansia perché ad aspettare da stamattina fino adesso è stata dura. Eccolo qua. Ah, ecco, c'è la bustina e dentro, come al solito, ci sono i bigliettini. I miei soliti, sempre smalti semipermanenti. Come al mio solito mi scrivo i bigliettini da sola. Gli smalti arriveranno in questa busta tipica di AliExpress, tipo, non so se avete mai acquistato su AliExpress, però anche su Amazon, cioè, gli arriva così in questa busta. Ecco, questo è come si presenta, tutto ben accurato il pacchetto. Ma non importa. Ecco, questi sono gli smalti semipermanenti. Nessuno si è in tutto. Questo è il bigliettino. Non so se si veda, questo è il bigliettino ed è praticamente il manuale di come si applica il semipermanente, no, anzi, di come si rimuove. Qua fa vedere il metodo del cartoccio, però non ve lo consiglio perché farete la mia stessa fine, che vi si indeboliscono le unghie. Vabbè, trovate un po' voi il metodo che più con cui vi trovate meglio. Questo è un consiglio. Allora, sistemiamo tutto. Allora, in tutto appunto sono 6 smalti. Però su Amazon trovate diversi kit, cioè diverse colorazioni. La boccettina è questa qua, è da 10 ml ed è trasparente, quindi si può vedere il colore che c'è, però non rende molto. Dovete per forza aprire la boccetta. È molto bella e mi piace molto, è molto elegante. Adesso, dato che non lo posso provare su di me, vi faccio vedere come sono i colori. Mi sono già preparata queste tip, così faccio prima e vi faccio vedere cioè come sono. Un attimo, sì, funziona. Allora, questo qua non c'è il numero, è in cinese, non so, non c'è il numero, però adesso li applico e vi faccio vedere un po' lo
proprio dalle mie prime impressioni. Allora, oddio. Allora, come si presenta? Questo è un grigio. La consistenza non è molto densa, anzi, da quello che vedo a primo impatto. Oddio. Non è molto densa, mi piace molto. Questa è una cosa molto positiva perché gli smalti molto densi, i semipermanenti molto densi, poi sono molto difficili da applicare sull'unghia. Già la prima passata sono molto pigmentati, però per sicurezza dovete sempre fare una seconda passata. Cioè, almeno io faccio così. Ecco, questa è una passata. E già il colore è molto deciso, però ora lo faccio asciugare e ci vado un'altra. Metto 60 secondi. Nel frattempo preparo l'altra tip. Questo invece è molto più chiaro rispetto a quello di prima. Non so se è un verde oppure un bianco, non so, un grigio molto chiaro. Anche questo è molto pigmentato la prima passata. Sì, è un grigio molto molto chiaro. La passata direi che va molto meglio. Ecco qua. Anche questa, la seconda passata, va molto meglio. Poi dopo la tip, cioè ci passo uno strato di top, ma giusto così, tanto per. Adesso vado ad applicare, cioè ovviamente farò tutto insieme gli altri colori. Allora, questo è rosa. Dovrebbe essere... è rosa, però... un rosa antico, non so definirlo. Ecco, molto chiaro come rosa. Anche questo alla prima passata è molto coprente. Questo è un rosa malva, dovrebbe essere, cioè, almeno malva, non so sulla tip. Oh, che bello questo, wow. Questo rosa molto un po' più scuro rispetto a questo qui. Questo è un po' più delicato, però mi stanno piacendo molto questi colori. Questo invece dovrebbe essere un marrone, però molto chiaro. Anche questo è la prima passata. Questo è un, non so definirlo, un color crema. Cioè, mi piace molto, cioè sono colori proprio bellissimi. Poi l'ultimo, questo, che cos'è? Un altro grigio. No, questo deve essere proprio un grigio, un bianco, cioè un grigio molto chiaro. Quasi non si vede sulla tip.
Questi due rosa mi piacciono molto, cioè proprio sembrano nemmeno a farli apposta, sono. Ed ecco qua finito. Cosa posso dire a primo impatto di questo kit di semipermanenti? Niente, devo dire che mi piacciono molto, sono molto soddisfatta, sono rimasta molto contenta perché uno, cioè già la prima passata il colore è bello intenso, però io sono solita sempre fare due passate e vado sul sicuro. Poi ecco, sono molto lucidi. Io non ho messo il top, però al di là che c'è la ring light, sono molto lucidi. 3, 2, che punto sono arrivata? Comunque non sono molto densi, non sono né molto densi nemmeno molto liquidi, quindi sono una via di mezzo. Ecco, vedete, sono belli, cioè insomma si possono lavorare sopra. La boccetta è da 10 ml, ho sempre di prendere i semi permanenti con le boccette grandi. E poi appunto questo marchio lo potete trovare ovunque, appunto vi dicevo, su Amazon, su AliExpress, su eBay, hanno proprio lo store. In più vi lascio nel box informazioni un codice sconto del 20% utilizzabile su Amazon. E quindi al momento del pagamento inserite questo codice sconto e potete usufruire appunto di questo sconto, scusate il gioco di parole, utilizzabile fino al 30 giugno 2021. Cioè io ve lo consiglio e ve lo dice una che più o meno si cimenta nel semipermanente e non ho una scuola, non ho un corso, non ho niente. Niente, questo è tutto, spero di essere stata chiara nel tutorial, che si sia capito qualcosa. Io sono impanicata perché non so se si vede qualcosa. Ecco, questi sono i colori e sono molto belli. Niente, questo è tutto, il video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Maya vuole collaborare. Ciao ciao!